Oggi ogni persona è un esecutore del destino, più precisamente del destino di tutta l'umanità. Perché? Perché il nostro futuro comune dipende dalle scelte di ogni persona sulla Terra. Cosa sceglieremo? L'innazione? L'indifferenza? E come conseguenza il collasso della civiltà? O l'unificazione? La costruzione di una società creativa? E l'uscita su una nuova fase evolutiva? È ora che ce ne rendiamo conto. Ho una domanda dall'Atra TV. Dati i recenti eventi climatici, cosa pensa di quello che sta succedendo sul pianeta in questo momento? Cosa consiglierebbe di fare alla gente? Secondo la mia visione del mondo, una delle cose più importanti da fare per noi è capire che noi umani abbiamo la forza. Questo senso di responsabilità personale è molto più significativo di quanto si possa immaginare. Devi solo svegliarti e guardare in modo responsabile alla tua vita. In altre parole, siete consapevoli di ciò che potete fare? Siete svegli? Sapete, credo che il punto sia nel risvegliarsi. Come ha detto l'antropologo Margaret Mead, solo un essere umano può cambiare le cose. Ed è proprio vero. Quindi lei direbbe di essere stato ispirato dall'idea della società creativa degli 8 principi? Sì, sicuramente. Perché chiamano all'azione. Quindi pensate in modo creativo. Pensate a come portare il cambiamento. Chi può li può portare e come voi o io possiamo contribuire al cambiamento. Harry Truman aveva un cartello sulla scrivania che diceva: la responsabilità si ferma qui. Cioè, ci assumiamo la responsabilità delle nostre decisioni. E ognuno di noi ha bisogno di portare al collo un cartello del genere. La responsabilità si ferma qui. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e agire, non aspettare che accada da sola. Come una comunità all'altra dobbiamo tenerci per mano. Trovare il modo per riunirci da diverse direzioni e da diversi luoghi del mondo per fare una cosa sola. È nel nostro potere, non c'è dubbio su questo. Un individuo può portare un cambiamento, due persone, o un collettivo, possono portare un cambiamento in modo esponenziale. Supponiamo che tu abbia un gatto. Cosa pensi che gli succeda quando non sei in casa? E se non gli succedesse niente? E se semplicemente non ci fosse nessun gatto? Certo che c'è un gatto, ma non nel modo in cui sei abituato a pensare. Esiste solo sotto forma di informazione, mentre a casa tua in realtà non succede niente. Torni a casa e vedi il tuo gatto, il cibo consumato, forse la carta da parati graffiata o il pavimento sporco. Il fatto è che quando non eri a casa, questa immagine esisteva solo sotto forma di informazione. Ma quando sei tornato, Matrix l'ha manifestata istantaneamente per provocare emozioni in te. La società è ognuno di noi. Tutti noi, con le nostre azioni, creiamo le condizioni in cui viviamo. E ogni persona può fare molto per far conoscere al mondo la verità sullo stato reale del nostro pianeta. Cari spettatori, vi invitiamo a partecipare agli eventi internazionali online della conferenza Crisi Globale, l'ora della verità, che avrà luogo il 4 dicembre 2021. Potete invitare a registrare interviste online con esperti di tutto il mondo, le scienziati, esperti di clima, ambiente e immigrazione, così come persone che sono diventati rifugiati. Questa è un'opportunità unica per raggiungere milioni di persone in più di 180 paesi in tutto il mondo e condividere le loro opinioni sulla situazione mondiale sulla piattaforma Miss Alatra. In questo modo, ognuno può dare un enorme contributo alla salvezza dell'umanità. Per ulteriori informazioni, contattateci al climate@latraunites.com.
l'agricoltura è una delle industrie più importanti che nutre la popolazione mondiale. Fino a poco tempo fa era l'industria a più alta intensità di lavoro, impegnando circa 1,5 miliardi di persone. Il numero di persone che lavoravano nell'agricoltura rappresentava il 44% della popolazione mondiale ed è sceso al 27% in soli 30 anni. Questo è stato reso possibile dall'uso intensivo dell'IA e dei robot in tutte le fasi della semina, della cura e del raccolto delle colture, che avvengono senza l'intervento di un essere umano. Vediamo che nell'agricoltura aperta le macchine stanno già prendendo la maggior parte del lavoro, ma cosa faranno gli umani? Anche nell'allevamento del bestiame è stato fatto un grande passo verso l'automazione dei processi e l'uso dell'IA. L'automazione dei processi di cura, alimentazione e produzione dei prodotti nell'industria del bestiame non è più il futuro, ma la realtà di oggi. Le serie intelligenti riducono al minimo il coinvolgimento degli esseri umani e permettono di controllare a distanza la crescita delle colture di verdura e frutta. Tali sistemi sono stati usati con successo nell'acquaponica e nell'aeroponica. Il vantaggio di queste serie è che possono essere costruite ovunque nel mondo, funzionare 24 ore al giorno e produrre raccolte tutto l'anno. E anche la convenienza è ovvia: a basso costo, alta produttività. Molto presto non ci sarà più bisogno di esseri umani in questa industria, quindi ci si potrebbe chiedere: cosa succede a 1,5 miliardi di persone che oggi sono coinvolte nell'agricoltura? Ken potrebbe condividere il suo feedback sulla conferenza. Ciò che mi ha colpito di più è la collaborazione da tutto il mondo e gli individui che si riuniscono per un unico scopo, per cambiare il pianeta. Grazie mille. Veramente ci sono state molte persone che si sono unite. La stessa domanda per lei, Mera. Salve. A tutti, le rivelazioni sono state molto grandi per me, perché non sapevo quasi nulla della situazione attuale, e ciò che è stato annunciato alla conferenza è stato assolutamente tutto incredibile e molto duro. È molto difficile quando non si conosce la verità e si vive ad occhi chiusi con le sole informazioni dei media. La verità è così pericolosa e così dura che è difficile rimanere indifferenti a tutte queste bugie che sono state versate sulle nostre orecchie per tanti anni. Purtroppo è difficile, ma si può vincere, ed è qualcosa a cui bisogna essere preparati. Grazie per il suo feedback, caro Mirat. Ed è vero che la verità che è stata espressa alla conferenza era davvero difficile da sentire, ma il fatto è che era la verità. Quindi ecco, noi siamo tutti interconnessi, e questo è un campanello d'allarme per tutti nel mondo. È un campanello d'allarme per realizzare che prima di tutto siamo tutti connessi. In secondo, è un campanello d'allarme per ricordare la nostra divinità, il nostro potere e la passione dei nostri cuori. Non siamo vittime qui, anche se sembra che lo siamo, ma cosa sta succedendo? Sapete, il dolore è un grande motivatore per aiutarci a svegliarci, per aiutarci a diventare qualcosa di diverso. Igor Mikhailovich, lei ha appena parlato così profondamente della vita, del valore di questa vita, dicendo che l'amore è proprio l'elisir dell'immortalità che dà la vita. Infatti in tutte le religioni si parla del valore della vita. Ovunque c'è un comandamento non uccidere, nel buddismo, nel cristianesimo. Il comandamento non uccidere nel cristianesimo comprende non solo il danno fisico a un umano, ma anche l'odio e la malizia contro un umano. Certo, si dice che chiunque odia suo fratello è un assassino. Come si deve intendere questo? Non c'è niente di più prezioso della vita umana. E tutti i profeti hanno parlato della vita umana come del valore più alto. Quando dimentichiamo questo, cessiamo di essere umani. Noi diamo valore a tutto tranne che alla vita umana. Non è così? Se avessimo ascoltato i nostri profeti,
Già da molto tempo saremmo nella società ideale e ormai saremmo già una bella civiltà, almeno al terzo livello. Ma purtroppo siamo dove siamo. La vita non è più quella di ieri. La vita è ciò che è ora e ciò che sarà domani. Non si può trattare la vita in termini di ieri. La vita è ora. Questo momento è proprio la vita ed è qui che dovete assumervi la responsabilità. È qui che dovete fare una scelta e dove dovete moltiplicare l'amore. Non per aggrapparsi ai morti e al passato, ma per costruire oggi, proprio ora, ciò che domani diventerà il nostro presente. Per costruire il mondo in cui vogliamo vivere e possiamo farlo. Non è difficile. Il lato spirituale genuino dell'essere umano nel suo aspetto sociale si manifesta nella sua sincera intenzione e azione altruistica per il bene della società. Essendosi uniti in tale intento, le persone saranno in grado di ottenere sempre maggiori risultati e creare le condizioni migliori per formare una civiltà completamente nuova, in cui l'umanità sarà guidata dall'essenza della parola Allatra. Come può l'umanità unirsi e formare una società creativa, dove il valore principale è la vita? Questo evento cambia il modo in cui vediamo il mondo, perché finalmente la gente dice la verità. E questo è solo l'inizio. Vi invitiamo alla prossima conferenza che si terrà il 4 dicembre 2021. Crisi globale, l'ora della verità.